Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, vi voglio dire un attimino una cosa. Se molti di voi si sono un po' preoccupati perché non faccio più molti video, in realtà sono cambiate tante cose come attrezzatura, perché adesso vi sto registrando questo video con una mirrorless di Olympus, la EM10 Mark II, e il cavalletto che sto utilizzando in questo momento è il cavalletto che dovrò utilizzare nel video, credo che farò dopo, della NC450, però è imballato ancora, quindi la mirrorless ce l'ho appoggiata sopra e la luce c'è, spero si veda bene. Purtroppo questa mirrorless non ha il vetrino che si, diciamo, orienta, quindi sostanzialmente io non sto vedendo se sono di fatto completamente nell'inquadratura o meno. Cioè, sono andato un po' a naso. E soprattutto un'altra mancanza che ha questa mirrorless, che però può essere colmata, che non ha l'ingresso del microfono esterno, quindi il jack da 3,5, o neanche altri attacchi proprietari. Quindi devo necessariamente prendere un adattatore che va messo praticamente nella slitta sopra dove va il flash, e sostanzialmente lì poi con questo aggeggino andrò a collegarci un microfono da 3,5, perché il microfono di questa funziona da Dio, però non funziona divinamente. Non so se sia meglio divinamente o da Dio, ma comunque se si sente che è un microfono non catturato esternamente, ma è quello della mirrorless, perché vabbè, è così, e il microfono è l'audio, scusate, estremamente importante nei video. E quindi questo adattatorino qui, questo gingillo Olympus, che credo costi 2,90 euro produrlo, costa però 79 euro in più su Amazon. Quindi 2 euro produrlo più 79 da dare a Olympus, quindi credo che con questo aggeggino si ripaghino tutte le marginalità possibili e immaginabili. E vabbè, a parte questo, niente, dai, credo di aver detto tutto, quindi seguitemi da oggi sempre più che mai, perché sicuramente farò ulteriori video. Spero si veda bene questo video, credo che sia il secondo che faccio con questa mirrorless. Ho settato il volume a 1+2, perché prima ne ho fatto un altro ma sentivo troppo disturbo. E adesso io voglio far vedere il cavalletto sotto, perché è ancora imballato. Vi prego, dovete vederlo. Vedete? Ancora praticamente imballatissimo. Mamma mia ragazzi, è pesantissimo. Ma cosa l'hanno fatto di ghisa, come facevano i caloriferi una volta? La prima volta che resta in piedi non si dimentica mai, è come un bambino. Ma voglio capire subito come si riesce a montare questo aggeggione al cavalletto. Ma le istruzioni cosa le hai messe dentro per fare? Per utilizzarle nel camino? Io non le leggo mai. Forse questo è il mio grandissimo difetto. Prego, guardate bene. È troppo bello. E poi questa è la cloche di comando stile militare, vedete?